Sono con il vertice del comitato organizzatore Stefano Marchionno. Stefano, complimenti perché avete fatto qualcosa di straordinario per il centenario del Chieti. Questa è l'immagine nello stadio, ma le iniziative sono tante, una serata senza fine. Sì, grazie per i complimenti che sono, prendiamo per buoni, però quando si fanno le cose con passione, con amore, anche se ci si impegna, ci si affatica, però abbiamo alla fine sempre il sorriso sulle labbra, perché per noi il Chieti e i colori nero-verdi sono veramente qualcosa di importante. Quindi oggi vediamo uno stadio di sabato 18 giugno, le persone invece di stare al mare sono qui per assistere alla partita tra le vecchie glorie, e per noi è una veramente grande soddisfazione vedere che nonostante tutto l'amore di questa città verso la Chieti Calcio è ancora vivo e vegeto. Naturalmente il corteo di cui stiamo vedendo alcune immagini, è molto bello il tutto, veramente emozionante, ma una curiosità, secondo te come ha risposto la città di Chieti a questo appello del centenario, che avrà altri eventi fino alla fine dell'anno? Ti aspettavi di più oppure sei soddisfatto così finora? No, siamo tutti molto soddisfatti, anche perché vedere le vetrine addobbate con sciarpette e bandiere nero-verdi è veramente una soddisfazione, un indifferente. Pure sentire alle nostre spalle questo entusiasmo è fantastico, e tutte le persone che stasera ci saranno al corteo e poi la festa in Piazza Malta ci riempie di gioia e di soddisfazione. Anche i giocatori, gli ex, tantissimi ex che hanno vestito la maglia nero-verde, credo che abbiano risposto in maniera soddisfacente. Sì, anzi, questo è una cosa che ancora di più... Motivo di orgoglio per te. Motivo di orgoglio, e fa veramente molto piacere che anche a distanza di 20-30 anni questi ex ragazzi, che oramai sono uomini maturi, ricordano con molto entusiasmo gli anni passati trascorsi a Chieti, e sentono ancora di loro la maglia nero-verde sulle spalle, ed è bello vederli correre sul campo anche un po' appesantiti, però con la voglia di esserci, e per rendere il giusto onore e tributo al primo secolo di vita della nostra squadra del cuore. Vediamo il futuro, l'ultima domanda, sperando naturalmente per le sorti della Calcio Chieti che ci sia un seguito con il passaggio di mano, diciamo così, da Trevisan a non si sa ancora chi, e soprattutto che cosa c'è in arrivo per quanto riguarda i prossimi mesi, sempre per il centenario. Sì, allora parto dall'ultima domanda, con la manifestazione di oggi che abbiamo organizzato in collaborazione con la Curva Volpi. Chiudiamo di fatto il primo semestre dell'anno del centenario del 2022, quindi da agosto adesso ci prenderemo un po' di pausa, ma stiamo già lavorando per altre iniziative, sperando, e qui vengo alla prima parte della domanda, che la situazione societaria si sviluppi in maniera positiva per la nostra squadra. E quello che sappiamo, leggiamo dai giornali, lo ascoltiamo dai telegiornali, noi ci auguriamo che di qui a breve anche la società sportiva della Chieti Calcio dia questo entusiasmo che questa gente, questi ragazzi, questa città vuole, ha dentro di sé tanta voglia di esserci, di cantare, vogliamo essere felici.